Tre tratti che rendono le persone spirituali non attraenti. Allora, succede talvolta, anche abbastanza spesso, che persone fortemente spirituali non vengano giudicate attraenti, non vengano giudicate interessanti da un punto di vista sentimentale affettivo. Perché ci sono tre tratti del carattere, diciamo, delle persone spirituali che talvolta non li fanno sembrare attraenti, il che magari alle persone spirituali non interessa, però talvolta è bello anche coniugare la spiritualità e la capacità di attrarre, perché noi viviamo nel mondo delle forme. E quindi dobbiamo in ogni caso fare esperienze in questo mondo, per cui la capacità di attrarre, la capacità di coinvolgere è comunque un qualcosa di positivo fondamentalmente. Ecco quindi che noi possiamo cercare di sviluppare, diciamo, al meglio queste caratteristiche, cioè di superare queste caratteristiche, questi tratti negativi. Riconoscendoli. Il primo tratto, diciamo, che rende le persone spirituali talvolta poco attraenti è un'eccessiva empatia. L'empatia di per sé è qualcosa di positivo, perché l'empatia vuol dire entrare nella mente dell'altra persona, entrare nel cuore dell'altra persona, e quindi di fatto ha un significato positivo. Talvolta però potrebbe essere percepita come negativa in quanto non in grado, diciamo, di dare, cioè si dà troppo, le persone empatiche di fatto danno troppo, talvolta le persone spirituali danno troppo e questo le fa percepire come persone, diciamo, che vengono date per scontate. Ecco quindi che una persona spirituale dovrebbe essere empatica, ma qual è l'antidoto dell'eccessiva empatia? È il fatto di mantenere un po' di distacco. Se riescono a mantenere un po' di distacco, vanno a, come dire, smorzare questo fattore e questo le renderà sicuramente molto più attraenti, che non significa che non devono essere empatiche o che devono abiurare, diciamo così, all'empatia, assolutamente no, ma significa semplicemente che devono imparare a non essere eccessivamente, come dire, scontate. E quindi introduce un po' di mistero e questo è fondamentale, questa cosa qua, il che significa che riuscirai in questo modo a percepire comunque quali sono i bisogni delle persone. Riuscirai comunque a stimolare quelli che sono i bisogni delle persone, ma non risulterai data per scontata fondamentalmente. La seconda caratteristica, diciamo, che spesso fa sì che le persone empatiche, le persone spirituali, le donne spirituali, gli uomini spirituali non vengano ritenuti, diciamo, attraenti, è quella che viene chiamata un'eccessiva sensibilità. Infatti le persone spirituali tendono ad essere sensibili. Sensibili cosa vuol dire? Beh, vengono percepite come eccessivamente emotive. Talvolta, paradossalmente, vengono percepite un po' come emotivamente instabili, proprio dovuto a questa sensibilità, cioè nell'essere sensibili, ad esempio, a tante cose che possono accadere. Ora, la sensibilità da un certo punto di vista è sicuramente positiva, se diventa marcata, se diventa eccessiva, diventa repellente. Questo significa che bisogna imparare da questo punto di vista non a diventare insensibili, ma a, diciamo, a diventare persone anche qua che sanno. Come dire, attraverso proprio grazie alla sensibilità, stimolare un po' i turbamenti delle altre persone, anziché risolvere, come dire, i turbamenti degli altri, impara a stimolarli. Puoi cogliere attraverso la tua sensibilità, se impari a stimolarli,
diventerai molto più attraente. E un'altra cosa che spesso fa sì che le persone sensibili non vengano giudicate attraenti è il fatto che, cioè che le persone spirituali, il fatto che spesso sono introverse, cioè sembrano vivere in un mondo diverso, in un mondo alieno. Ora, non è che devono immergersi nella mondanità se sono persone spirituali, ma bisogna rendersi conto che sviluppare la capacità di interagire, la capacità di saper creare anche distonia, essere, diciamo, è molto importante. Ma anche manifestarsi è molto importante. Quindi, talvolta, se vuoi sedurre, devi manifestare anche all'esterno la sicurezza che sicuramente hai all'interno. Perché diciamoci la verità, le persone spirituali tendenzialmente sono persone che hanno sicurezza in se stessi. L'unica cosa è che se lo tengono dentro, per cui difficilmente gli altri riescono a percepirlo. Invece, se tu riesci a imparare, ad esempio, delle strategie comunicative, ma banalmente anche qualche tecnica di PNL, semplicemente un po' di ricalco, di guida, capire meglio l'altra persona, ad esempio attraverso i canali comunicazionali, e manifestare un po' di estroversione, la capacità un po' di interagire. Questo ti renderà molto più attraente, molto più piacevole e perché soprattutto ti farà percepire più magnetica. Le persone spirituali hanno un magnetismo naturale, quindi di fatto hanno già una marcia in più rispetto a molte altre persone. Peccato che spesso non lo fanno vedere proprio perché sono chiusi dentro questo ermetismo. Sono chiusi dentro questa introversione fondamentalmente. Talvolta le persone spirituali si sentono un po' di un altro mondo, ecco. Quindi fai un'immersione in questo mondo perché questo ti porterà non a cambiare personalità assolutamente, non si tratta di quello, ma ti porterà a sviluppare comunque sia delle capacità comunicative mondane, diciamo così, che però ti consentiranno di diventare più attraente. Quindi una persona spirituale che impara qualche piccola strategia e segue un po' questi consigli, diventerà molto più attraente di persone che spirituali non sono, proprio perché la spiritualità di fatto rappresenta magnetismo e capacità di comunque elevazione. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok.